Buona giornata amici sportivi, clip introduttiva dedicata alla città di Acqui Terme, famosa per le sue acque curative, dove sabato 30 aprile si è disputato il secondo Memorial Claudio per la categoria Elite Under 23. Manifestazione allestita dalla Velo 20, presieduta da Gianni Pederzolli. Sono stati 172 gli iscritti, mentre i partenti effettivi sono stati 159. Si è corso sulle colline del Monferrato, tra Acqui Terme e Melazzo, dove nel centro paese era posto il Gran Premio della Montagna. Con il numero 1 abbiamo visto Daniele Anselmi, corridore della Land Service Gran Monferrato. La formazione piemontese corre sulle strade di casa. Anselmi con il numero 1, con il numero 2 Calipa, con il 3 Daniel, con il 4 Florian, con il numero 5 sarà in corsa Malinikov, con il 6 Murlo, con il 7 Rudy. La macchina di inizio gara a cura di Attilio Merio, presidente della Stag, organizzatore del trofeo comune di San Damiano d'Asti, gara riservata alla categoria juniores in programma domenica 5 giugno, con il ritrovo e partenza e arrivo in Piazza della Libertà di fronte al Palazzo Comunale. Abbiamo visto la bandierina a scacchi abbassata da Gianni Pederzolli, che ha dato il via alle ore 13 al secondo Memorial Claudio e trofeo Gran Monferrato. Cinque giri al termine, già dalle battute iniziali è nata una fuga con 13 uomini. Una fuga ben assortita con i due corridori della BS Carrera, Lorenzo Roda e Martinez Vracek, il corridore della General Store, Carno Favretto, Davide Casula dell'Alba Bra Langheroero, Michele Cerofoli del Pedale Scaligero, Stefano Baffi della Solme Olmo, Alessandro Motti della Carnovali, Matteo Sassio della Overall, Matteo Lovera della Beltrami, Riccardo Verza della Zalf, Tommaso Rigatti della Sessio Team e i due fratelli Galimberti, Francesco e Lorenzo, portacolori della Viris. Mentre con le immagini siamo passati sulla testa del gruppo, al comando i ragazzi del Mendrisio e gli uomini delle Aries, che non hanno elementi tra i corridori di testa. 45 secondi da recuperare quando abbiamo passato la metà gara per questi corridori, 9 giri da compiere. La corsa si è disputata sulle 9 tornate da 16 km e 500 metri per un totale di 149 km. Si va ad affrontare la salita che porta al Gran Premio della Montagna di Melazzo, salita di circa un chilometro con pendenze del 7-8%. I 13 di testa lavorano di comune accordo, mentre il gruppo perde ancora qualche secondo allo scollinamento al Gran Premio della Montagna. Dopo il Gran Premio della Montagna di Melazzo si percorre la discesa di un paio di chilometri che porta nel centro di Acqui Terme. Con le immagini siamo alla conclusione del circuito, al passaggio del gruppo nel centro di Acqui. Un minuto da recuperare per questi ragazzi quando mancano ancora 66 chilometri. Ritorniamo sulla testa della gara, cambi regolari, ottimo accordo di questi 13 corridori che sono al comando già dal secondo giro di questo Memorial Claudia per Elite Under, mentre domenica prossima, 8 maggio, sempre con l'organizzazione a cura della Velo 20, si disputerà la prima edizione della Coppa Amleto Giarola a Mirabello Monferrato con partenza alle ore 13. Meno di 4 giri alla conclusione, siamo all'ingresso di Melazzo, dove è posto il Gran Premio della Montagna. Si va a fare la volata, al comando il corridore della Overall, Trecolli, Matteo Sasso. 100 metri allo scollinamento, passa per primo Matteo Sasso alla sua ruota, Stefano Baffi, poi Galimberti. Dopo il Gran Premio della Montagna di Melazzo ci si getta in discesa per 2 km, per poi entrare nuovamente in Acqui Terme.
Siamo ormai entrati negli ultimi tre giri. Negli ultimi chilometri viene un po' a svanire l'accordo tra il gruppetto di testa. La fatica si inizia a sentire nelle gambe di questi corridori che sono al comando già dai primissimi chilometri. Qualche corridore inizia a saltare i cambi mentre alle loro spalle sta rientrando un gruppetto di contrattaccanti. Siamo sugli immediati inseguitori. A 47 chilometri dalla conclusione si accodano ai fuggitivi Simone Raccani, Edoardo Faresin, Davide De Pretto della ZALF, Martin Nesler della Sissio Team, Simone Carrò dell'Aries, Michele Belleri della Carriera BS e i due corridori della General Store, Samuele Carpene e Francesco Busatto. 21 corridori al comando, con un minuto di ritardo è segnalato il gruppo. Siamo sempre nel corso del terz'ultimo giro quando succede un incidente meccanico. Con il dorsale 36 il corridore della Sissio Team è costretto a cambiare la bicicletta. Nesler ha piedato mentre il gruppo riprende il fuggitivo quando era appena rientrato sui 13 che componevano la prima parte di gara di questo secondo Memorial Claudia. Ripreso Nesler dal gruppo, tirato da Alex Raimondi, alla sua ruota il compagno di squadra. 40 secondi da recuperare per il gruppo quando mancano ancora 40 km alla conclusione. Mentre al comando si accende la gara quando siamo sulla salita di Melazzo. De Pretto apre il gas, cambio di ritmo per il corridore della ZALF, alla sua ruota il portacolore della General Store Carpene. Frustata di De Pretto che mette in fila indiana tutto il gruppo prima dello scollinamento. Due giri alla conclusione, non c'è più molto accordo tra i fuggitivi e iniziano gli scatti in testa al gruppetto. Scatti e controscatti nella parte pianeggiante e dopo vari tentativi, l'ultimo ai piedi della salita, Riccardo Verza rimane solo al comando. Si gira a sinistra con il corridore della ZALF che inizia la salita di Melazzo con 10 secondi di vantaggio sugli immediati inseguitori. Alle spalle di Verza sono rimasti in 17 ad inseguire. Mentre il gruppo è segnalato sempre con 50 secondi di ritardo. Ottima la spinta del corridore della ZALF quando si entra nella parte finale di gara, 22 km alla conclusione. Alle spalle di Verza, al comando degli immediati inseguitori, vi sono i due corridori della General Store, Samuele Carpene e Francesco Busatto, poi Edoardo Faresin e De Pretto e via via tutto il gruppo degli inseguitori. Si va a scollinare per la penultima volta al Gran Premio della Montagna, un corridore solo al comando, scollina per primo Verza, alle sue spalle con 20 secondi di ritardo transita Carlo Favretto della General Store, poi De Pretto. Sono rimasti in 13 ad inseguire, ci riportiamo sul battistrada, primo piano per Riccardo Verza. Si passa al ponte sul Cioccolato e si conclude l'ottavo giro. Si passa alla rotatoria dove viene suonata la campanella, ultimi 16 km e 500 metri di gara. Alle spalle di Verza sopraggiunge il compagno di squadra con il numero 169, Simone Raccani, si accoda a Verza. Vi è il tandem della ZALF al comando con un centinaio di metri sui 12 inseguitori, mentre il gruppo ha un ritardo di un minuto. Alle spalle del 2 della ZALF c'è battaglia. Ora mancano 12 km alla conclusione,
quando tenta di rientrare sui compagni di squadra De Pretto, si alza sui pedali. 15 secondi il ritardo per questo corridore sui battistrada quando stacca da ruota Carlo Favretto. Ora vi sono tre corridori della Zalfa al comando, poi Favretto. Mentre cambia nuovamente la situazione alle spalle dei battistrada, sono rimasti in 9 ad inseguire Carpene e Busatto della Generastore, i due fratelli Galimberti della Viris, Faresin della Zalf, Michele Belleri della BS Carrera, Simone Corrò dell'Ariens, Alessandro Motti della Carnovali e Rigatti della Sissio Team. Il gruppo recupera parte del ritardo e si porta a 40 secondi dai battistrada. Si va a scolinare per l'ultima volta la salita di Melazzo, dove è posto il Gran Premio della Montagna, sempre il tandem della Zalfa al comando. A 35 secondi in terza posizione passa Davide De Pretto. Alle spalle di De Pretto cambia la situazione. A 45 secondi passa un gruppetto di una ventina di corridori. Ci riportiamo sul corridore in terza posizione, che sente ormai il fiato sul collo degli immediati inseguitori. Meno di 10 secondi il vantaggio di De Pretto. Ci riportiamo sul tandem di testa, ormai imprendibili, ci avviciniamo all'ultimo chilometro di gara. 35 secondi di vantaggio sul compagno di squadra e 45 secondi sul gruppetto di 20 corridori. E arriviamo così nel pieno centro di Acqui Terme, dove in Corso Bagni si conclude il secondo Memorial Claudia e trofeo Gran Monferrato per le categorie Elite Under 23. Ad allestire la manifestazione è stata la Velo Eventi. Arrivo in parata per i due alfieri della Zalf, vince Riccardo Verza, copre i 149 km in 3 ore 20 all'ottima media oraria di 44,6, in seconda posizione Simone Raccani. Poi via la volata per la terza piazza, ripreso a 200 metri dall'arrivo De Pretto. Completa il podio il corridore della Generastore, Marco Palomba. Quarta posizione per Alessio Bonelli della BS Carrera e precede Francesco Busatto della Generastore, Simone Grigion della Zalf, Samuele Carpene della Generastore, Maiorca Acevedo dell'Overall Tre Colli, Michele Belleri della BS Carrera e in decima posizione Nicolò Pettitti della Overall Tre Colli. Ma andiamo a sentire il vincitore. Riccardo Verza. Un arrivo in parata col compagno di squadra. Beh, diciamo che la giornata è stata determinata da una fuga partita fin dall'inizio, al cui poi a metà gara diciamo si sono aggiunti altri miei tre compagni di squadra e da lì è stato abbastanza, siamo stati abbastanza tutti d'accordo sul collaborare, andare più avanti possibile, ma da quando mancavano due giri più o meno si è rotto l'accordo e da lì 1-1 noi della Zalfa abbiamo provato ad attaccare perché anche la Generastore erano in 3-4 e ci siamo giocati le nostre carte, ero rimasto da solo e poi Raccani è riuscito a rientrare su di me e da lì è stata una cosa abbastanza facile, in due si andava più forte che il gruppo sicuramente. Verza, un cognome famoso nel mondo del ciclismo. Sì, beh, mio papà andava molto forte, ha avuto quell'incidente che gli ha terminato la carriera, però ho continuato io col ciclismo, le cose sì, non vanno benissimo perché sognavo di passare professionista e quest'anno sono qui per dare una mano ai giovani e divertirmi e basta, a fatalità ho vinto oggi grazie a Raccani, anche se ci tenevo che vincesse lui che è giovane, servono più vittorie a lui forse per passare. Raccani, hai sentito il tuo compagno di squadra che ti ha fatto i complimenti? Sì, ero qui a 2 metri, ho sentito cosa ha detto e niente, oggi ha fatto tutta la corsa in fuga, io all'ultimo giro sulla pianura sono riuscito a andare via con un piccolo scatto e da lì avevo 10 metri, ho tenuto duro e avevo il mio compagno lì a una decina di secondi, dietro ho visto che perdevano, allora ho deciso di rientrare convinto su di lui e da lì dopo è stata una cavalcata fantastica e niente, oggi si è meritato appieno la vittoria e sono contento per lui
Diciamo che questa vittoria gliela dovevo ancora dall'anno scorso alla Torino Biella, che mi ha lasciato l'ultimo giro fare una bella azione che mi ha portato a vincere. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti domenica prossima, corro nelle Marche, dopo farò una quindicina di giorni in altura per preparare al meglio il Giro d'Italia Under 23 e questo, diciamo, è il grande appuntamento della mia stagione. Avete preso De Pretto a poche centinaia dall'arrivo? Sì, sono riuscito a star coperto tutta la gara perché avevo tre compagni in fuga e purtroppo li abbiamo ripresi sull'ultimo scollinamento dell'ultima salita e sapendo di avere un buon spunto veloce ho cercato di far la volata ed è andata bene. Sono riuscito a vincere la volata di gruppo e a riprendere De Pretto i 150 metri. Contro questa Zalf non c'era nulla da fare oggi. Ti ritieni soddisfatto della tua prestazione? Sì, soddisfatto, molto, anche perché vedendo chi ha vinto, Riccardo Verza, lo vedevo da piccolo quando io ero allievo e lui era nella mia futura squadra juniores, la Country. Merita veramente il passaggio al professionismo e complimenti a lui. Per adesso non so ancora i prossimi appuntamenti, corro domani il circuito del Porto in aiuto dei miei compagni velocisti Michael Zekin e Vojislav Peric, speriamo in un altro ottimo risultato e testa alle prossime gare. Gianni Faresin, la Zalf oggi era la squadra da battere, ma nonostante questo, nonostante gli occhi erano puntati su di voi, avete trionfato. Ma diciamo che all'inizio non eravamo proprio messi così bene nel gruppetto della fuga iniziale, avevamo dentro comunque Verza che era valido, però avere un ragazzo solo su 14 è sempre, non è mai il massimo, perché incidenti o cose varie possono sempre succedere, poi anche c'è la squadra con due atleti, allora abbiamo deciso, abbiamo fatto un'azione, abbiamo tentato di fare questa azione per far rientrare, essere noi in maggioranza, perché poi si gestisce meglio la corsa. È venuta fuori una seconda fuga con 10-12 corridori con tre dei nostri, siamo trovati avanti in quattro ed è stato molto più facile. Verza, dopo l'arrivo, ha fatto i complimenti a Raccani. Ma è bello vedere che i ragazzi vanno d'accordo così. Anche quando Raccani è entrato su Verza, se l'ha fatto vuol dire che ha visto che non lo danneggiava, anzi era un vantaggio perché comunque in due sicuramente diventavano imprendibili. Dunque io sono contento della squadra e dei ragazzi, di come sanno anche muoversi da soli in corsa. Gianni Pederzoli, una grande passione che ti fa fare cose incredibili, oltre a seguire il negozio, la squadra. Organizzi anche le gare ciclistiche, un impegno non indifferente per una categoria elite e under che richiede molta molta attenzione sia nell'organizzare che nel gestire la gara sotto ogni punto di vista, anche dal punto di vista organizzativo. Ma sai, lo vedo un po' un dovere, no? Nel senso che quando io ero ragazzino che correvo c'era chi lo faceva per me, mi ha dato l'opportunità di correre e di divertirmi, di crescere con uno sport che mi ha creato un carattere combattivo, no? Come tutti gli sport individuali dove devi lottare per la vittoria e per il risultato. E quindi lo vedo doveroso, soprattutto in un momento in cui le gare scarseggiano, diventa sempre più difficile andare a correre. Proprio il fatto che hai menzionato, io questa sera devo fare le iscrizioni ad una gara regionale alle 10 come prevede il regolamento della nostra federazione, ma non ho la certezza di poter portare a correre i ragazzi perché non so se riuscirò a iscrivermi, perché tanti ragazzi rimarranno a casa perché non ci sono i numeri, no? Le corse sono poche e i ragazzi che corrono fortunatamente sono ancora molti, quindi lo sento un po' un dovere verso lo sport che mi ha dato tante soddisfazioni. Finita la gara qui ad Acqui, il prossimo appuntamento sarà? Ma guarda, il prossimo appuntamento è molto vicino, l'8 maggio correremo a Mirabello Monferrato in memoria
di un ex professionista, Amleto Giarola, che correva prima della seconda guerra mondiale. Purtroppo è stato sfortunato che in una Milano-Sanremo fu investito da un'auto e perse la gamba. Nonostante ciò, lui dedicò tutta la sua vita alla bicicletta come lavoro, e il paese, il sindaco e l'amministrazione hanno deciso di dedicargli una piazza e di conseguenza fare una gara che speriamo di portare avanti poi nel tempo in memoria. Il percorso sarà molto bello, spettacolare, perché ci sarà un tratto di salita e successivamente una cresta sulle colline, dove si potranno ammirare i bellissimi paesaggi del Monferrato. Quindi io do appuntamento a tutti all'8 maggio a Mirabello Monferrato. Paolo Mighetti, vice sindaco della città di Acqui Terme, ha presenziato all'arrivo, alle fasi finali di questa corsa. Come le è sembrato? Un suo parere sull'agonismo e sull'arrivo in parata del gruppo Zalf? Ma senz'altro una bellissima corsa, una corsa che è alla seconda edizione, una corsa che sembra molto facile. In realtà quest'anno, come l'anno scorso, arrivano due corridori da soli, quindi una corsa di livello, una corsa che ci è piaciuta molto e sicuramente una corsa che è stata valorizzata da delle squadre di alto livello come la Zalf, che ha dimostrato tutto il suo valore in questa edizione. Archiviamo per un attimo l'aspetto agonistico e sportivo. Vogliamo parlare della cittadina di Acqui Terme, dell'acqua, delle varie fontane? Ma Acqui è una città con delle incredibili risorse, una città che dal punto di vista termale sta avendo alcuni problemi, ma che si sta avvicinando a un turismo più naturale, un turismo vicino al mondo del ciclismo, un turismo dell'outdoor, un turismo del vino, che noi crediamo sia il passo successivo per andare incontro alle nuove esigenze del turismo dopo la pandemia. Noi stiamo lavorando molto sul cicloturismo, il bike è sicuramente un elemento importante della nostra proposta, e queste manifestazioni sono sicuramente importanti per avvicinare quello che è il mondo del ciclismo alla città di Acqui Terme. Proprio a conferma di quanto lei ha detto, io ho potuto osservare alcuni turisti stranieri con la bicicletta da corsa che visitavano il centro della città, e alcuni erano fermi nei ristoranti a pranzare con la famiglia, e loro vestiti da corridore, da ciclista, e la famiglia naturalmente in borghese. Certo, io sull'arrivo ho incontrato dei signori inglesi che mi hanno chiesto l'orario di arrivo della corsa, perché sicuramente sono persone che sono anche appassionate di ciclismo e volevano assistere all'arrivo di questa competizione. Ci sono tantissime persone che da anni frequentano le nostre zone, il nostro sindaco è una guida cicloturistica e ha diciamo forgiato tanti percorsi per i nostri appassionati di bici, tanti stranieri, tanti italiani, e con un comune denominatore che è appunto la passione per il paesaggio, per la bicicletta e per la nostra enogastronomia.